guardate qui, guardate un attimo, non tagliate, faccio un secondo di tutti, ci siete? Ah no? Vai! Sì, sì, sì. Ci sento. Vai, vai. Adeguato a quelle che sono le capacità poi che ha questa città, che non riesce però ad esprimersi, perché noi abbiamo un bellissimo mondo delle associazioni attorno, alcuni amici sono venuti qua anche a trovarci stamattina, che è davvero molto, molto attivo. C'è purtroppo quel che noi conosciamo, c'è anche tanto bisogno in città, e questo bisogno spesso si traduce anche in delinquenza. Allora, io non voglio andare oltre, voglio passare la parola a Vincenzo Amorosi, presidente, e poi al dottor Anacleto. Va bene? Grazie. Vecchia attività culturale, anche se sono passati in ultimo sottotono, perché diciamo che il dottor non è molto attento a certe situazioni. Però noi crediamo nel futuro e nella cultura. La cultura è salvificante. La cultura fa crescere, fa vivere la vita con più attenzione, e una di queste attività maggiori di attenzione è proprio il cinema. Quando siete contenti di aver saltato il giorno di scuola? Però io lo sapevo. Allora, grazie per essere venuti, grazie alla scuola, alla professoressa, alla docente, ma grazie a voi. Vedete, torna il vostro. La nostra città, è una città un po' particolare, perché è una città che molto spesso è stata sempre raccontata per le cose negative, no? Che fanno audience, fanno lume per i giornali, perché devono andare a notizia. Ma la cosa meravigliosa è che, nonostante questo, c'è un'immagine di Torre Anziana che è completamente diversa da quella che racconta. E quell'immagine non è soltanto il tesoro che abbiamo alla Villa dei Pronti, ma è il tesoro dei mille talenti che questa città esprime. E molti di questi talenti vengono dalle vostre scuole, dalle vostre classi, da percorsi come il vostro. Quindi riuscire a immaginare di fermarsi e portare all'attenzione di quei ragazzi un'iniziativa di così tanto spessore. Qui ci sono dei corti che arrivano da tutto il mondo, è un momento in cui vi viene chiesto un attimo di pensare che non conoscono dove sta il pastore. Quindi la vostra capacità di essere autonomi e di essere gli esseri pensanti è insieme alla vostra capacità di gestire gli strumenti che avete. E non c'è cosa oggi alla vostra età più importante del tempo. Quindi fate valorizzare il vostro tempo, fatelo fruttare, che ogni cosa che facciate vi lasci un segno. Dopo che l'avete fatto vi dovete chiedere: io oggi sono andato a scuola, poi ho imparato, io oggi sono andato a vedere il film, che mi è restato? Se la domanda è vi è rimasto qualcosa, allora avete investito il vostro tempo e saranno insieme che sforzerà il futuro. Se siete venuti a fare la passeggiata abbiamo perso tempo, e voi siete giovani, non ve lo potete perdere. Non vi potete permettere di perdere tempo. Quindi in bocca al lupo, grazie per essere qui, in bocca al lupo al festival, grazie all'organizzazione
Filippo è un pilastro di questo festival e noi speriamo di avere, voglio dire, un'occasione per farlo diventare qualcosa di importante, cioè quello che è. Quindi anche questo per noi è un seme, ma voi ci dovete aiutare a coltivarlo.